Media Vision, il nostro laboratorio urbano. Quest'oggi qui sono venuti i rappresentanti, la Presidente con i suoi collaboratori della Proloco di Salteramo per una bella iniziativa, non alla Proloco ma qui nel vostro laboratorio. Di che cosa si tratta? Sì, buonasera a tutti. È una iniziativa che mira un po' a valorizzare un, il nostro, la nostra storia. È una mostra fotografica organizzata e resa possibile grazie a Vito Sciacovelli, il nostro concittadino, eh, che ha fatto un gran lavoro di ricostruzione della, diciamo, di tutto quello che è la memoria storica eh, di, tutti, di tutti, tutti gli artigiani, gli operatori che hanno lavorato negli anni, nei decenni eh, appunto durante la festa di Sant'Erasmo. Qua in questa occasione abbiamo avuto la possibilità di poter mettere in mostra le luminari che vanno dal 40 al 75. Eh, L'idea è quella di eh, poter organizzare una futura mostra, questo sempre in collaborazione con la Pro più ampia perché eh, insomma il, il materiale fotografico è a disposizione eh, e quindi eh, speriamo per la prossima edizione di Sant'Erasmo di eh, promuoverla e di presentarla eh, nel suo comple completamente insomma, nella, nella sua completezza. Il laboratorio urbano quindi eh, ospiterà questa mostra, ci dà un po' gli orari, i sì. giorni? Allora, eh, come abbiamo scritto nel volantino, è, eh, saremo aperti praticamente negli orari eh, tipici che sono dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 3 pomeriggio dalle 15 alle 17 eh, fino al 17 di, di giugno quindi a disposizione di chi vuole ringraziamo già anticipatamente i visitatori che ci verranno a trovare incontrada Montefreddo 2 infatti siamo un po' fuori mano però spero che piano piano un po' la gente inizi a focalizzare a memorizzare bene la nostra sede eh, e diamo come punto di riferimento la scuola Montefreddo un omaggio a Sant'Erasmo ha pensato bene il nostro concittadino eh, si è occupato questa volta di Santi Sant'Erasmo è il nostro Patrono, una ricerca è stata difficile perché vediamo qui eh, che si parte dal 1940 con le nostre bellissime luminarie. Il corso era comunque già allora bellissimo. Diciamo che mi sono divertito nel mettere insieme questo tipo di lavoro e successivamente l'ho prospettato agli altri affinché se ne conservasse appunto una tradizione. Dal latino tradizio che significa consegnare, dare agli altri. Spero che questa mostra sia di gradimento di tutti i Sant'Ermani affinché possano ricordare e quindi rivedersi nel come eravamo un tempo. Ecco, abbiamo pensato di mettere insieme queste foto in bianco e nero in quanto non avevamo tanto spazio per collezionare altre. Magari in un secondo momento. Abbiamo pensato di utilizzare quelle in bianco e nero in quanto secondo me destano un certo fascino nostalgico. Ecco. E sicuramente queste foto possono dire molte cose: possono ricordare a qualcuno magari che ha vissuto questo, questi periodi, possono ricordare alcune cosine. Io ne ricordo un... tu cosa ricordi? Intanto vogliamo dire che si parte dal 1940 quando queste illuminari erano un tantino diverse, perché ci sono questi grappoli di luce che ehm, sono messi lì al centro della piazza ad illuminarla, non come si usa oggi, creare una, un tipo di barriera come si, vediamo nelle altre fotografie qui. Vediamo che è tutto libero, ma ci sono queste luci che sono state messe, sembrano dei grappoli, che sono state, sono state messe lì al centro di piazza. Garibaldi. Quindi si parte con il 1940. 1940 il sottoscritto non era ancora nato. Per sentito dire, ecco, dai nostri antenati, ci dicevano che quando il fagnolo ha impiantato questo tipo di illuminazione, eh, complice i lampioni pesanti, sono caduti anche dei cornicioni dai palazzi. Quindi, questo è uno dei tanti ricordi. Che noi non dovremmo dimenticare. Il 1956 vediamo che è la stessa tipicità, nel senso che non c'è il solito recinto di luci, ma si parte dalla, dal corso, no? Il 1956 non è stato fagnolo ad illuminare il nostro corso, l'autore fino a questo momento non sono riuscito a trovare una documentazione di quel periodo del 1956. Quali sono stati i tuoi canali di ricerca? Beh, tramite mh, conoscenti, amici, a parte il materiale che avevo a disposizione, eh, che ho messo insieme appunto, durante questo mio facile e non facile lavoro. Quindi continuiamo, c'è il 1963, lì vediamo un'esplosione di fiori. Di... Il 1963 invece le illuminazioni non sono prodotte da Fagnolo bensì da, un, uh, uh, da una ditta che viene da Solito. Mi sfugge in questo momento il cognome. Qualche altro? Questo 67 è anche molto particolare. Sembra... Il 1967 è una bella uh, illuminazione, è una bellissima fontana, sempre all'opera del. Uh, nostro faniolo da Putignano. Comunque le altre annate sono tutte di Faniolo da Putignano 1970 mi, mi piace guardare questa fotografia perché mi fa pensare a un periodo di crisi, perché nel 1970, se non sbaglio, eravamo già in austerity, per cui non c'è uno sfarzo. Mi sono sbagliata assolutissimamente. Comunque siamo riusciti ad avere per quella data anche una bella illuminazione nonostante il periodo di austerity. Ti fermi a che anno? Mi sono fermato appunto al 1975, come dicevo poc'anzi, per motivi di spazio. Successivamente crediamo che, e se chi di competenza vorrà mettere insieme eh, la rimanenza, sa, sarò ben lieto di, di mettere il mio materiale a disposizione. Comunque è eh, molto interessante questa tua esposizione, questa mostra fotografica che sicuramente eh, potrà, avere, potrà avere altri contributi, forse chi la visiterà eh, verrà anche a vedere. Insomma, e magari se ha nel cassetto qualche fotografia più interessante sicuramente potrà mettersi in contatto con te. Certamente anzi questo è un appello che faccio, chi possiede delle fotografie magari nei cassetti. Io ehm, invito a, a metterli fuori dalla Naftalin, quindi o a consegnarli al sottoscritto oppure può recarsi direttamente alla Media Vision. Presidente, allora sosteniamo la nostra Sant'Erasmo, questa è un'occasione per fare anche cultura, non solo la festa, la religiosità, tutto quello che eh, è inerente ai riti religiosi, ma anche folklore. Eh, la festa di Sant'Erasmo sicuramente viene inserita in questo contesto e la a Beh, è un momento di grande attenzione, di grande attenzione da parte della cittadina che comunque si mobilita, con, eh, anche con le proprie risorse materiali. Nel senso che questa festa poi tutto sommato è pagata dai cittadini, quindi è a loro che va il nostro grazie per poter eh, realizzare insomma, tutte queste cose. Ed è un momento di grande attenzione non solo della città ma anche dei forestieri che vengono a visitarla. Sappiamo quanto è alto il numero di forestieri che sono a Santeramo il 2 giugno ma non solo, per cui è bene che la città si vesta con il suo abito migliore, con l'abito della festa, per poter fare bella figura non solo per se stessa ma anche per gli altri. Io guardavo queste fotografie però la cavalcata non c'era ancora perché... Eh, mi dicevi a microfoni spenti che la festa poi evidentemente c'era solo il carro, non c'era questa cavalcata, è stata un'idea di chi? No, la cavalcata c'è sempre stata, io ricordo mio fratello quando era piccolo, negli anni 60 nemmeno, eh, partecipava anche lui alla cavalcata, c'è stato il periodo quando voi per mancanza di cavalli, Vuoi anche per un certo disinteresse. li mangiavano tutti. Eh, le, le campagne si erano spopolate dalla, dalla presenza del cavallo, eh, non veniva visto più come mezzo di trasporto, è stato, è stato sempre così il cavallo. E, e quindi alla cavalcata, eh, col passare del tempo, eh, partecipava sempre meno cavalieri con dame. E eh, il 1978-79 il, partecipò solamente un cavallo che a metà percorso andò via sì un solo cavallo a metà percorso si sì, imbizzarrì e andò via quindi il cavallo il, il carro scese senza cavalli e, e cavalieri a quel punto allora noi avevamo appena rifondato il nuovo Pro loco ci venne l'idea di proporre allora quanti anni fa? Mh... negli anni Ottanta a Don Orozzo Pascalzi, che allora era il parroco della Chiesa Matrice, avevamo un incontro e proponemmo l'idea di una ricostruzione storica della Cavalcata. Quindi facemmo tutta una serie di indagini come era prima, eh, vediamo anche dal punto di vista proprio de, dei costumi dell'epoca. Uh, ci informammo anche, chiedemmo anche de, de una collaborazione con degli storici non locali perché non esistevano e dopo un annetto buono di indagine uh, uscì fuori la proposta ritornammo da Noronzo Pascalzio e proponemmo uh, questa proposta del, di una uh, riorganizzazione con, in costume d'epoca lui ne fu molto entusiasta L'unica cosa che adesso uh, un po' ci pentiamo è che non mettemmo, perché si parla di un regolamento, mm. il rapporto fra il Comitato, perché esisteva il Comitato, e esisteva la Prologo, qual era la nostra responsabilità, la eh, competenza, perché ci sono sempre dei problemi, continuano sì. ancora questi problemi, non riusciamo mai a superarli lui giustamente e eh, eh, ne stiamo ancora pagando lui, lui, lui eh, ne era convinto di questo regolamento poi siccome andò via all'improvviso Don Orons, non, non si fece niente è rimasto così è rimasto quindi ogni anno anche noi organizziamo ci siamo presi questi impegni e portiamo avanti adesso diremo alla nuova presidente la tua eh, portiamo avanti questo questo lavoro di metterlo a punto eh, eh. certo, sì, bella. sì, credo proprio che mh, sia utile ehm, credo che mh, la cavalcata è il momento culminante della festa perché celebra un momento storico però alla fine fa ehm, diciamo la figura un po' della Cenerentola, nel senso che all'interno della, della festa ha una considerazione minima. Noi vogliamo valorizzare l'importanza di questo momento perché credo che poi molti forestieri vengano a so Santeramo per vedere la cavalcata. Qui ci sono i Baldi Giovani che da sempre sostengono la Prologo, diciamo siete le colonne portanti. Da quanti anni, Filippo? 28, due anni meno del presidente. È una fatica? È una fatica, diciamo sì. E poi voglio dire un'altra cosa, che i primi anni siamo andati fino a Martina Franca a prendere le selle per i cavalli, perché a Santeramo... Non ce Quindi una grande voglia di grande parlare voglia di fare, della nostra detto, storia. Sì, 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 Beh, insomma, c'è veramente da fare un applauso a questa vostra iniziativa, sì, perché no, no. in effetti eh, la storia poi è quella che si riesce a trasmettere alle generazioni e come diceva speriamo. Rosalba, le generazioni rispondono, vista la richiesta. Speriamo che le generazioni optano il messaggio. Sicuramente ci vogliono forze no, e volontà. Sì. Anche lui è uno dei veterani, quanti anni? 13 anni. Lui è il giovane. È il più giovane. Ma c'è anche un giovanotto qui, quanti anni? Una decina. È un bel gruppo Rosalba che ti sostiene e che sostiene le iniziative. Eh, della Mostra, due parole per questa bella mostra di vito? Sì, io l'ho guardata con attenzione e ho potuto apprezzare soprattutto quella che è ehm, la periodicità, cioè la costanza nella, nel raccogliere anno, anno per anno, eh, anche il punto più significativo che è quello della piazza. Noi abbiamo questo corso che ci consente eh, di utilizzare le luminarie al meglio perché vengono valorizzate da una prospettiva che è una prospettiva logistica naturale. Però ecco la piazza è, è, è proprio il punto in in cui la festa si svolge, il cuore della festa. Per cui ho apprezzato molto il bianco e il nero, perché data queste, queste fotografie eh, nel passato, e, eh, e credo che molto mh, molto mh, sì, Sciacovelli vada eh, veramente valorizzato e apprezzato per l'amore che ha mh, per il proprio paese. La festa nostra è, una, è anche roba tua? Sì, è una poesiola che ho tentato di decantare. E quindi mi sono anche qui divertito, ecco, mi sono divertito. È una poesia in dialetto sant'Ermano che era. Non racconta, è facile, vero scrivere? Non è facile scrivere, non è facile neanche leggere. Mi sono divertito appunto nel decantare il giorno della festa di Sant'Erasmo, come si svolge. Questa poesia la trovate anche sul Colle, quindi la potete leggere. È anche disponibile sul colle grazie a chi di competenza ha ospitato questa mia poesia.